Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Quest'oggi torno con un nuovo video e una nuova postazione. Beh, io, se mi seguite su Instagram, vedrete, sono sempre a cambiare sistemazione in casa, di tavolo, complementi d'arredo, qualsiasi cosa. Oramai viaggio con martello in mano, sono una donna a tuttofare, mi definisco, nel senso che comunque faccio di tutto in casa e mi piace soprattutto spostare, fare, bregare. Infatti mio marito oramai non lo interpello neanche più perché si sa, no, come sono gli uomini, come ce le fanno sudare le cose, quindi oramai faccio da me. Però, quindi parentesi per dirvi che sono in una postazione completamente nuova. Essenzialmente perché non c'è luce in casa, quindi spero che vediate qualcosa, ma non è che ci sia chissà che cosa da vedere. Sto per farvi questo video per parlarvi di una delle mie passioni, ovvero, se mi seguite da un po' lo sapete già, io sono appassionata di tutto quello che è mondo infusi, tè, tisane, e quindi insomma mi piace provare sempre vari gusti, varie marche, e quindi questo video è per racchiudervi un po' di alcune tisane da me provate e per lo più promosse, e quindi per parlarvi un po' di quello che ho provato io e innanzitutto della mia esperienza con Fitvia, o meglio, ovviamente essendo appassionata di questo mondo, non potevo non provare Fitvia e non cadere, tra virgolette, nel magico mondo Fitvia, ma a mie spese, ovviamente, quindi questo. Ci tengo subito a precisare che non è un video collaborazione perché ho acquistato i tè che vi sto per mostrare e vi dico un po' quello che penso. Allora, ho acquistato questi tè oramai mesi fa e ho tenuto appunto le confezioni vuote proprio per parlarvi dei gusti, perché altrimenti mi sarei dimenticata. Cosa volevo dirvi? Allora, partiamo dal presupposto che io ho iniziato ad utilizzare questi tè post seconda gravidanza e anche durante l'allattamento, benché non allattassi così tanto, quindi alcuni tè non sono neanche in realtà consigliati in gravidanza e allattamento perché contengono teina, ma per l'uso che ne facevo io li ho utilizzati lo stesso. Vi parlo subito dei gusti e in generale, vabbè, l'azienda non è che devo presentarvela io perché di sicuro la conoscerete tutti. È un'azienda molto famosa, molto sponsorizzata dalle varie influencer più o meno famose. Io avevo acquistato un pacchetto, diciamo, dove c'erano appunto, sapete, quelle promo che fanno sempre tipo 6 più 1, eccetera. Ora, comunque i gusti che ho preso io erano questi 4 e non ricordo esattamente la spesa, ma mi pare intorno ai 60 euro, non ne sono convinta. Comunque, in linea di massima avevo calcolato più o meno un 10-12 euro a te. So che questo perché avevo preso appunto una promozione con un codice sconto da una ragazza che seguo io. Ma intanto li fanno tutti i giorni, tutte le settimane i codici sconto, poi vi martellano una volta che iniziate a comprare con varie mail, vari sconti. Io comunque ho acquistato solo una volta. Essenzialmente, come gusti, io avevo scelto il melograno Slim Tea, quindi sempre diciamo per un'azione slim, dimagrante, il Super Fruit Detox Tea, quindi con azione detossinante, Papaya Slim Tea e questo che appunto, se non erro, mi veniva tra virgolette omaggiato insieme al colino che mi sono dimenticata di farvi vedere. Comunque, insomma, al colino dove appunto inserire al filtro dove inserire la tisana ed è il Black Glamour Tea. Allora, partiamo subito con i gusti. Sono gusti eccezionali, nel senso che non è il classico tè che acquistate, il classico infuso in foglia che acquistate in erboristeria. Sono molto più gustosi, quindi siete invogliate indubbiamente ad acquistarli, a berlo, perché comunque, vabbè, nell'eventualità anche poi ad acquistarlo, perché sono davvero molto fruttati. Il mio preferito in assoluto, pensando fosse il papaya. Quindi sui miei gusti ho preso il papaya proprio a colpo
ad occhi chiusi, diciamo, a colpo sicuro, e invece il mio preferito si è rivelato il melograno Slim Tea. Proprio perché, essendo molto fruttati, il papaya io l'ho trovato troppo dolce, anche per i miei gusti, proprio quasi stucchevole. Quindi, se dovevo bermi 3 bottle di papaya, probabilmente mi veniva il diabete, cioè nel senso, in generale, per quanto... per il mio gusto, ecco, per quanto ho potuto constatare io, questo è troppo dolce. Contiene comunque una miscela di frutta aromatizzata al gusto di papaya e banana. Ingredienti, vi leggo giusto uno per farvi capire: pezzi di mela, uva passa, pezzi di carota, pezzi di ananas canditi, ananas e zucchero, citronella, pezzi di barbabietola, aroma naturale, finocchio, cumino, anice, foglie di melissa, foglie di stevia, pezzi di papaya candita, zucchero, chips di banana, e in effetti mi ricordo che c'erano proprio i chips come quelli che comprate, diciamo gli snack di chips di banana che acquistate, sapete, di solito alle casse del supermercato a 99 centesimi, e, olio di cocco, zucchero, aroma naturale, fiori di girasole, fiori di cardamomo, cardamomo direi, e questa famosissima da tutti decantata Gardenia Cambogia, che sarebbe quella, il loro, diciamo, ingrediente su cui di solito martellano appunto queste influencer, in quanto con azione snellente, così dicono. Poi vi dico questo per farvi, per leggervi gli ingredienti all'interno del, ad esempio, del papaya, per dirvi che comunque sono tè altamente, già in generale, anche proprio forse il gusto che ho scelto io, altamente dolci ma anche zuccherati, quindi non sono assolutamente privi di zuccheri. E vi leggo: come preparazione bisogna lasciare in infusione 3 g di prodotto in 100 ml di acqua calda per 5 minuti, seguire le istruzioni dettagliate per un'infusione sicura. Loro consigliano di bere 3 bottle al giorno per trovare in generale per riscontrare un'azione snellente, dimagrante, quello che si ricerca, detossinante, eccetera. Ci sono 100 g di prodotto all'interno di ogni bustina e le chilocalorie per 100 ml sono 3 chilocalorie. Questo per dirvi, darvi un'informazione generica, poi appunto passo alla mia recensione personale. Quindi papaya Slim Tea, se dovessi consigliarlo per un acquisto successivo, non lo consiglierei in quanto troppo dolce, quindi io ad esempio non lo andrei a riacquistare. Melograno Slim Tea invece è molto buono, anche dissetante, molto dissetante. Stranamente mi è piaciuto, cioè stranamente perché non ne avevo mai sentito parlare. Comunque mi è piaciuto molto il Black Glamour Tea, che poi è stato l'ultimo che ho bevuto, perché in linea di massima alternavo il detox allo slim, e questo me lo sono tenuto come ultimo pensando non mi piacesse, invece devo dire la verità che non era male. Questo ad esempio all'interno contiene un tè nero aromatizzato con erbe e pezzetti di frutta al fantastico gusto di limone e ananas, e in effetti devo dire che era bello fresco, dissetante. E poi il Super Fruit Detox Tea, che contiene tisana con tè verde aromatizzato al gusto di melograno e fragola, anche questo devo dire che non mi è dispiaciuto. Per arrivare al succo di quello che vi volevo dire, molto buoni, ma per quanto mi riguarda andrò come sempre controcorrente, ma sapete che io vi dico sempre in generale il mio parere, la spesa non ne vale la resa, nel senso che se voi in generale siete abituati a bere 3 bottle di anche solo acqua, indubbiamente l'azione drenante l'avrete in automatico, quindi vi aiuta indubbiamente, perché comunque essendo fruttati, avendo un gusto particolare, vi aiuta a essere invogliate nel bere, se magari come me vi dimenticate di bere per delle giornate intere e magari poi ricadete nel bere ai passi, cosa che di solito dicono sia sconsigliata, e quindi sarete invogliate nel bere, appunto, però non ne vale di certo la spesa per quanto mi riguarda. Quindi promossi i gusti, bocciato poi alla fine il non vi dico neanche i risultati, perché alla fine secondo me lo stesso risultato lo potete ottenere bevendo un po' di più semplicemente dell'acqua, degli infusi che andate a pagare molto meno, ecco. Quindi
Il mio giudizio è questo, a voi le conclusioni. Passiamo poi, quindi, detto questo, all'argomento Fitvia, passiamo le mie tisane, i miei tè, tra virgolette, preferiti del momento. Allora, sempre per la linea Silhouette, Snellente, eccetera, ho provato questo di L'Angelica. In realtà, forse no, ancora sì, ho ancora tre bustine all'interno. E questo qui contiene caffè verde, tè verde e lavanda. Allora, questo qua io l'ho abbinato a un altro tè che è di un'altra linea, famosissima anche questa, cioè Yoji Tea, al detox. Cosa ho fatto? Il detox lo bevo prevalentemente la mattina, mentre questo qua, che contiene comunque caffè verde, tè verde, comunque in generale è più concentrato a livello di teina, anche andando a leggere poi gli ingredienti, lo bevevo al pomeriggio, mai diciamo dopo, mai la sera, ecco, mai dopo i pasti. Mentre il detox lo bevevo al mattino, diciamo come azione purificante, lo bevo tuttora, vabbè, in realtà adesso ne avrò più due bustine di questo. E la sera, me lo concedo anche la sera. Proprio sapete quando vi sentite gonfie dopo aver magari cenato, fatto una cena un po' più abbondante, questo qui, detossinante, lo bevo tranquillamente. Limone, aspettate che leggo in italiano, con limone, infuso ayurvedico di erbe con tarassaco, liquirizia e scorza di limone. Vi parlo da mamma, appunto, ancora in allattamento. Noi stiamo terminando, per mia volontà, a 19 mesi di allattamento. E su mia figlia non ho riscontrato nessuna particolarità, ecco, nel bere tisane, infusi di questo genere. Però, come vi dicevo, comunque lei è anche grande, le popate sono ridotte per lo più all'addormentamento, quindi alla sera, e in quella fase, diciamo, coccola prenanna, e io stessa cerco magari con qualche trucchetto di non bere queste tisane, questi tè, prima della popata, insomma, quindi prima della sera, ecco, della popata serale, che è l'ultima che lei praticamente sta concedendosi, che io le sto concedendo. Quindi, Yoji Tea promosso, sia come gusto che come in generale ingredienti, così come Silhouette di L'Angelica. E poi altre tisane di cui vi vorrei parlare. Questa ve l'avevo già fatta vedere, mi pare, in uno svuota la spesa. Oh, sì, mi pare in uno svuota la spesa, ed è tè nero al mango e vaniglia di Altro Mercato, una linea bio dei giardini del tè di Potong in India, d'agricoltura biologica. Questo l'ho trovato al Tigotà. Questi invece che vi ho fatto vedere prima li ho trovati al DM, che è aperto nella mia zona, mentre questo l'avevo acquistato al Tigotà. Anche questo mi è piaciuto soprattutto come gusto, mango e vaniglia, quindi indubbiamente più un gusto un po' più avvolgente, più ovviamente dolce rispetto a quello al limone, e proprio anche per la prima colazione mi è piaciuto tantissimo. Poi uno, forse questo sta diventando il mio preferito, ed è Abbraccio della Sera, sempre di Yoji Tea, e come dice la parola stessa, io questo me lo concedo ovviamente la sera, quindi post cena. Faccio una parentesi, non è che tutti i giorni bevo 3 tazze di tè e tutte le sere dopo cena bevo, però la tazza di tè, perché ci sono delle sere che mi addormento alle 9:30 insieme ai bambini mentre li sto facendo addormentare, quindi. Però quando spesso magari con mio marito ci guardiamo un film o comunque ci concediamo un po' di relax finalmente tra noi, mi fa piacere farmi appunto questi infusi, e questo Abbraccio della Sera piace anche a lui. Sapete che di solito gli uomini, almeno quelli che conosco io, non è che sono tanto propensi a bere tè, tisane, infusi. Non so se c'è qualche ragazzo all'ascolto che può confermare o smentire. Invece, questo Abbraccio della Sera, che è con fiori di robois e vaniglia,
Devo dire che piace anche a mio marito e poi fiori di camomilla c'è anche all'interno, quindi forse per quello anche tra virgolette che è indicato per la sera, un'azione rilassante. Poi uno che mi è piaciuto nì come gusto, però che mi faceva fare tanta pipì, è questo di L'Angelica, la tisana drenante e appunto sempre tornando al discorso Fit Via. Onestamente, secondo me funzionava più questo che il detox di Fit Via. Quindi qualità, cioè parità di prezzo, non c'è paragone. Questo contiene finocchio, betulla e questi termini, questi insomma, queste piante che io non conosco, ortosifon, boh. Prendetela per come ve lo sto dicendo. Comunque è appunto la tisana drenante, che anche questa solitamente la bevevo al mattino o comunque quando sapevo di essere in casa, di stare in casa per un bel po' di tempo, quindi ovviamente anche quello bisogna considerarlo. E un'altra che è l'ultima arrivata in casa mia, queste sono praticamente, queste che vi sto facendo vedere sono quasi tutte terminate, la drenante è proprio finita, non ho più neanche un filtro, così come questa mango e vaniglia, e le altre avete visto ce n'è più due o tre. Invece questa l'avrò provata due o tre volte, ce n'è all'interno, sì, mi sono rimasti 10 filtri, ed è passione di frutta bio, sempre di L'Angelica, e non è sponsorizzato questo video da L'Angelica, ci tengo a dirvelo, ai frutti misti, dissetante e ricostituente. Questo l'ho preso essenzialmente perché mi ispirava la scatola, mi ispirava frutti misti. Io quando vedo sti frutti, soprattutto quando ci sono lamponi, frutti rossi eccetera, ci vado a bagno, e quindi poi alla fine sono tentata all'acquisto, e devo dire che questa volta il mio istinto non ha sbagliato per niente, perché è buonissimo, buonissima. Questa qua, questa mi sono dimenticata di dirvi che si può bere anche fredda, come anche la, se non sbaglio, la linea Silhouette di L'Angelica. Aspettate che leggo perché non ricordo. Buona anche raffreddata, sì. In linea di massima, ecco, queste qua, con queste azioni drenanti, Silhouette, linee, eccetera, si possono bere anche fredde. E io avevo provato, ma vi avevo già recensito anche quelle proprio fredde, che nascono per essere bevute fredde, e ecco, come gusto non è che erano proprio strabuone da quel che ricordo. Ce n'era una che mi era piaciuta più dell'altra, ma non mi ricordo quale, quindi, ma ve ne avevo già parlato nell'estate scorsa. Questa qua, vi dicevo, c'è scritto che è buona anche fredda, e l'infuso di frutti misti dona in un unico sorso uno straordinario momento di benessere per mente e corpo. Nota aromatica fruttata di mele e arancia, con il connubio ideale di rosa canina e bla bla bla. L'infuso insieme a uno stile di vita sano, una dieta equilibrata, sono il rimedio ideale per prendersi cura di sé. Senza lattosio, senza glutine, adatto a diete vegetariane e vegane. Quindi questa, vi dicevo, sta diventando la mia preferita forse insieme alla Yoji Tea Detox. Comunque ragazze, spero che questo piccolo video, insomma, che poi alla fine mi dilungo sempre, piccolo tra virgolette, di rientro, sono un po' arrugginita, si sente, di rientro qua sul canale, vi abbia fatto piacere. Vi invito a iscrivervi se siete nuove, state passando di qua per sbaglio e vi siete fermate, siete arrivate fino a questo punto, vi invito a iscrivervi al canale, a mettermi un mi piace nell'eventualità se vi interessassero altri video, per farmelo sapere. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao!